vestito quello là da vecchio. Ah, quindi. Allora. Allora, intanto buongiorno. Settimana intensa come tutte le settimane che riguardano un po' le attività del Comune di Messina. Mi è sembrato opportuno, rispetto a quello che è stata poi la notifica della relazione alla Corte dei Conti, in chiamarvi per fare un po' un punto della situazione. Rispetto a quello che ho letto, che si è detto e che si continuerà a dire. Quindi la premessa è, senza polemica alcuna, il sindaco è colui che ha una responsabilità amministrativa di governo importante ed è chiaro che non c'è bisogno che qualcuno dica che non si può esimere da responsabilità che gli competono, perché questo è il lavoro che facciamo io, che fa la squadra di governo, che fanno gli assessori, le partecipate e i consiglieri comunali. Quindi questa è la premessa. Perché ci vediamo oggi? Perché rispetto a una settimana fa ho avuto modo di leggere le carte in maniera approfondita, perché leggere un titolo, leggere una parola ha un valore, approfondire poi un lavoro che è stato fatto e che dura da 10 anni ne ha un altro. La premessa dell'incontro è andiamo bene, andiamo molto bene la preoccupazione di avere una città che può, tra virgolette, cadere in una situazione di dissesto, non è quella che ho io e non è quella che dobbiamo avere nessuno di noi. Faccio una piccola premessa storica, ma già l'ho detta, la dico a tutti. Era il 2012 quando fu allora Buzzanca che con il Consiglio Comunale aderì alla procedura di riequilibrio, che nacque proprio nel 2012. Il 174 del 2012 è stato il decreto legge che iniziò, diciamo così, le procedure di riequilibrio, partendo dal dissesto, se non ricordo male, di Alessandria, se non ricordo male. Fu il primo caso in cui ci si è resi conto che anche i comuni potevano avere problemi, prima non ce ne eravamo accorti. Allora da là una serie di azioni amministrative che ci portano oggi a parlare, dopo 11 anni, di dissesto del Comune di Messina. Un dissesto che probabilmente nel 2012, nel 2013 era nei fatti, ma che negli ultimi anni non solo è stato scongiurato, ma è stato addirittura capovolto in quella che è la gestione amministrativa del Comune, che dal 2019 in avanti ha totalmente cambiato l'impostazione della sua strategia amministrativa, partendo proprio dagli atti amministrativi. È chiaro che la Corte dei Conti, e questo l'ho detto in diverse occasioni, fa la fotografia di un ente che nel 2012 si trovava in procedura di riequilibrio. Perché? Però ricordiamocelo anche, fu il collegio dei revisori, non fu l'amministrazione comunale, che verificando che i parametri di difficoltà strutturali non erano nella condizione corretta, diede l'allarme al comune per la procedura di dissesto. 2012, un collegio che io poi ho parzialmente reintegrato, allora c'era il presidente Zaccone, uno dei componenti più attivi dei collegi degli ultimi anni, questo voglio ribadire. E da là si apre una stagione che ci porta ad avere 5-6 rimodulazioni di piano, fino all'ultima versione, quella targata Cadeno De Lue con la delibera 85C del 23 novembre 2018. Quello è stato l'elemento di forte discrimine che non riguarda il piano di riequilibrio, ma la gestione amministrativa dell'ente. Quindi qua pongo già la prima questione. Questo incontro di oggi non è un incontro tecnico o un incontro che serve a contrastare le posizioni politiche di qualcuno. Questo è un incontro in cui ho intenzione di farvi capire come la Corte dei Conti in questi anni ha approcciato il tema e come lo stiamo facendo noi oggi.
La Corte dei Conti in queste 106 pagine, ma prima ancora in quelle 96 di gennaio 2022, quando arrivò l'altra relazione, fa la fotografia del comune, fa la fotografia dello stato dell'arte, non solo del piano di riequilibrio come struttura, ma di tutta la gestione contabile di un ente che in tanti anni di amministrazione ha cambiato tanti aspetti, diciamo così, anche di gestione contabile. Questo è un elemento che dobbiamo ricordarci tutti, perché le procedure che fa la Corte non riguardano solo l'analisi del piano. Io ho letto questo, ho letto quello di Modica, ho letto quello di Taormina, ho letto tutte le relazioni che riguardano i piani di riequilibrio che potevano essere afferenti a questa realtà. E se leggete anche voi con attenzione, cosa che avrete sicuramente fatto poi al di là, diciamo, dello spazio giornalistico che mi rendo conto di essere questo, vi renderete conto come le valutazioni che vengono fatte sono fatte a 360 gradi. Faccio un esempio banale, ma veramente un esempio banale. Quando ci sono dei riverberi in relazione che fanno riferimento alla scarsa capacità di riscossione sulla Tari, io vi dico che la Tari non impatta sul piano di riequilibrio. Ma perché lo fanno? Perché è un indice che riguarda un andamento dell'ente. E questo vale per la Tari, come riguarda il fondo crediti dubbi esigibilità, come riguarda il riaccertamento dei residui, che per la prima volta nel 2019 è stato totalmente stravolto nella gestione dell'UCA. Punto della situazione. Abbiamo lavorato, abbiamo ottenuto risultati, li abbiamo comunicati, tocca ora a noi fare capire ancora meglio quello che abbiamo spiegato e che probabilmente qualche tabella di troppo non è riuscita a far capire. Anche qua l'ho detto, ma non è una giustificazione. Abbiamo un nuovo relatore che rispetto al precedente probabilmente tutta la storia la conosce, ma non viene, diciamo, dall'inizio del percorso. Anche qua un esempio, quindi prendeteli come esempi questi. Quando mi si dice non c'è allegata la delibera sul tax gap, è vero, perché l'ho allegata nella relazione precedente, quindi io lo capisco, però capite anche che quando un sindaco, tra virgolette, legge, e questo fa parte del vostro lavoro, di eclatanti situazioni, poi sedendosi a tavolino dice eclatanti sono, per dare il titolo, nella sostanza parliamone. Gli accordi. Così andiamo subito a sviscerare il problema degli accordi. Ma giusto per parlare, così capite qual è l'impostazione. Abbiamo mandato 1195 delibere di approvazione dei debiti fuori bilancio. Ebbene, 169 delibere delle 1195 riguardano 11.127 sentenze. Siamo arrivati a 12.000. 11.127. Non lo dico io, lo dicono i miei uffici, perché voi dite che il sindaco parla a vanvera. Lo dicono i miei uffici. Quindi il ragionamento è: non ci facciamo, tra virgolette, trasportare, quindi lo spirito è questo, siamo persone serie che il proprio lavoro lo sanno fare, non ci facciamo trasportare da situazioni che poi fanno perdere la barra del comune. Questo è un dato importante. È vero che abbiamo mandato 1195 delibere, perché le delibere, soprattutto quelle che riguardano la Polizia Municipale, sono state fatte in maniera massiva. Quindi 169 delibere contengono 11.127 sentenze. Una delibera contiene 282 posizioni di rateizzazioni e arriviamo a 11.409. Scusa, una delibera quanto? 282 rateizzazioni, perché c'è un avvocato distrattario, è un avvocato che aveva tutti questi clienti, ma giusto per chiacchierare, questo per chiacchierare. 3.680 sono posizioni che non sono dovute. Quindi, tanto per essere chiari, in che senso? Sono posizioni che sono state valutate, sentenze inserite nel piano la cui documentazione è insufficiente per il riconoscimento del legittimo debito. Perché il problema vero, signori, non è quello che abbiamo, ma come è stato gestito fino ad oggi. Cioè, durante questi anni, durante i censimenti, durante la storia dal 2012 in avanti, tante cose sono cambiate, anche interventi normativi, quindi tante attività, faccio ad esempio riferimento ai famosi debiti fuori bilancio lettera E, sono stati censiti in un certo modo, quando poi a seguito di valutazioni successive anche su direttive sono state valutate in altro. Quindi cosa voglio dire? È un documento che ha il suo valore, e io stesso ho detto in determinate occasioni
Lo vorrei ancora più severo il documento, se severo è, ma vi posso garantire che proprio dall'analisi che stiamo andando a fare, tante criticità che agli occhi di un relatore hanno un peso, dall'altra parte per chi li ha vissute costituiscono elementi che non solo si chiariranno con semplicità, ma fanno anche vedere il cambiamento di atteggiamento. Perché se oggi il Comune ha, diciamo così, trattato 12.500 sentenze formali e prima non lo ha fatto, vuol dire che un cambiamento c'è stato. Altro esempio, ma solo a titolo di esempio, attendibilità delle entrate. Negli anni 2011, 12 e 13, avvisi di accertamento ante Cateno De Luca, abbiamo mandato 4.400 avvisi di accertamento. Cioè l'ente ha chiesto soldi a 4.400 contribuenti, ok? Negli anni 11, 12 e 13, dati formali ufficiali. Dal 2014 al 2018, post De Luca, perché sapete che c'è la quinquennalità della prescrizione, eh sì, certo, anni di imposta. Dal 2014 al Quello che 2018. abbiamo accettato per lui. Sì, esatto, perché c'è la prescrizione quinquennale, quindi voi sapete che abbiamo mandato 88.907 avvisi. 88.907, quindi la media del triennio 11-13 è 1.400 avvisi l'anno, la media 2014-2018 è 17.781 avvisi. Che cosa vuol dire? Che tutti quelli di prima avevano pagato? Non lo so, non credo. Credo che le attività che sono state fatte, sono state finalizzate non al recupero, ma all'emersione di chi non era neanche stato contattato. È chiaro, non lo devo dire io, che se mando 88.000 avvisi, conoscendo un po' lo stato dell'arte della nostra città, viene difficoltoso recuperare. Così come è chiaro che i dati contabili che ci sono riferiti in relazione sono fermi al rendiconto 2021. Quindi rendiconto 21, rendiconto 20, ahimè, anni di Covid, nei quali addirittura lo Stato è intervenuto per dare sostentamento per le mancate riscossioni. È chiaro che la fotografia che viene fatta deve essere guardata a 360 gradi ed è questo quello che abbiamo detto e continueremo a dire. Quindi mi rendo conto, ripeto, che la lettura, addirittura se mi posso permettere, ma non voglio allungare il brodo, era un sabato pomeriggio quando mi dissero al telefono: è arrivata la relazione della Corte dei Conti, due parole. Gravi criticità non mi hanno fatto dormire per una nottata. Scopro che è una nota interna, che la nota di con è la Corte dei Conti, questo lo sapete tutti, è storia, acquisisce per dire manderemo la relazione, non è così che può funzionare. Siamo una città che si è ripresa, siamo una città che sta lavorando, siamo una città che ha bisogno di serenità e di forte collaborazione. E questo è quello che veramente chiedo in questo mese nel quale faremo l'ultimo step. Vi ho dato degli esempi, ve ne do degli altri, ma giusto per rispondere un po' a quello che ho letto qui e lì, debiti fuori bilancio, la Corte dice 19 milioni di nuovi debiti, non è, anche, ma non lo dico io, probabilmente c'è un problema proprio di interlocuzione, quindi servirà il dibattito. I 19 milioni di cui la Corte parla sono il rigo 3 del nuovo piano e sono le quote delle rateizzazioni che abbiamo fatto e che abbiamo messo nel piano. Cioè, cosa abbiamo detto? Se io avevo un debito di 50, anzi di 112, e ho rateizzato 19 milioni, quello comunque è un peso che rimane nel piano, quindi non Perché l'ho poi è quello che vi non l'ho chiedono. espunto. Io è quello che vi chiedono, Esattamente, cioè non cioè l'ho espunto, cioè non è un nuovo debito, è una nuova riga. Ma è un di cui di una riga precedente. Allora, sono piccole dinamiche in una relazione impegnativa, perché dico, abbiamo mandato più di 100 tabelle, anche qua, a differenza della precedente, questa è stata molto tabellare, ok? In cui tante cose vanno chiarite, che sono oggettive, almeno per chi l'ha lavorata, è abbastanza, diciamo così, semplici da sviscerare. Riduzione del costo servizi sociali, vi dico quelle che ho visto in questi giorni, perché poi alla fine ce n'è tanto, però mi preme queste che sono quelle più. È chiaro che la Corte dà atto e dice: avete ridotto i costi perché avete preso risorse extra bilancio. Però dicono: ma non c'è certezza dal 2024. È vero, perché la programmazione
nasce dalle misure di finanziamento, giusto? Pomplas 21-27. Andiamo quando? A fine maggio andiamo a firmare la convenzione. Ecco, fine maggio firmiamo la convenzione. Anche là poi mi dedicherò un capitolo a parte sul Pomplas 21-27 perché mi dovrei dare spazio anche là. Servizi sociali, abbiamo una dotazione finanziaria di 70 milioni. Quindi, cosa voglio dire? È chiaro che la Corte dei Conti fa quello che deve fare, è altrettanto chiaro che se noi programmiamo, lo programmiamo non in forza di velleità personale o di idee, ma di dati di fatto. Abbiamo risparmiato sui servizi sociali 21 milioni in 3 anni, 7 milioni l'anno, sappiamo che abbiamo una dotazione di altri 70 milioni che ci consentiranno di fare lo stesso. Quindi tutto quello che è stato fatto con criterio e con coscienza, e ritengo che le legittime osservazioni siano, diciamo così, facilmente superabili da un comportamento che nei fatti. Vi ho dato qualche dato, ma giusto perché anche io sono un cittadino, quindi leggo, e quando mi fermano sono tutti, voglio dire, presi dalla paura. La paura è quella che ci sta, perché è un ente che non è mai stato governato in un certo modo fino a una certa data. Non devo fare io, non devo tessere io le lodi di Cateno De Luca, perché non sono io il soggetto che lo deve fare, ma oggettivamente il 2019, lui è entrato a giugno 2018, è stato un anno che ha consentito un cambiamento di rotta che stiamo continuando ad avere. Quindi sulla relazione dico, ho un mese di tempo, abbiamo un mese di tempo con gli uffici, già ci siamo visti, stiamo lavorando e continueremo a lavorare. È giusto che voi facciate quello che dovete fare, è giusto che la politica faccia quello che deve fare. Ho seguito la conferenza del PD, a me mi è stata raccontata, ed è normale che sia così. A tutti però dico, sappiamo cosa abbiamo fatto, sappiamo come l'abbiamo fatto, sappiamo come dobbiamo fare, e ben venga la collaborazione. Io l'ho detto, non ricordo a chi, durante un'intervista, sono qua dalla mattina alla sera, lo sanno tutti, non ho difficoltà a parlare con tutti, quindi ben venga la collaborazione a tutti i livelli e a varia natura, non ho difficoltà a dialogare col PD, con Forza Italia, con chi che sia, perché l'interesse complessivo è quello di portare a casa un risultato storico che è il salvataggio di una città che da 10 anni cammina e galleggia. Non ho difficoltà, peraltro ho letto anche oggi di un'apertura importante del mio leader regionale a livello politico, anche su posizioni importanti, quindi non ho difficoltà a dire che l'apertura che noi diamo e che questo ente ha dà è a vari livelli. E perché no? Anche con un bel ragionamento di collaborazione in giunta. Non è questo quello che preoccupa questa amministrazione, l'importante è quello... che è il risultato fondamentale, cioè lavorare affinché questa procedura si definisca come stiamo facendo per dare risposte alla città. Quindi io volevo solamente notificarvi questo. Nessun allarmismo, sappiamo quello che dobbiamo fare, non è una serenità di facciata perché ce l'abbiamo dentro. Vi ho veramente detto 4 numeri, ai 12.500 arrivo in 3 minuti. Ma non perché dico, prego, quindi concludendo, sappiamo tra virgolette che è una relazione che fa una fotografia di un ente che per 10 anni ha patito tante storture che oggi non ci sono. È chiaro che ci dobbiamo rimettere in termini ai loro occhi. Se un palazzo cede, non puoi pensare che basta una mano per alzarla, devi ricostruire dalle fondamenta. E siamo solo nel 2023, quindi ritengo che tutto quello che stiamo facendo sia verso questa direzione, nella consapevolezza in cui la collaborazione e l'aiuto di tutti è ben visto. Si legge nella relazione: alla data del 31/12/2021 sono state utilizzate risorse vincolate in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti non reintegrate. Cosa significa? Che questo è un passaggio. Questi sono passaggi molto tecnici al quale risponderemo. Sembrerebbe proprio un utilizzo. Ve lo spiego io. No, cosa vuol dire risorse vincolate? E non lo sai. Allora il concetto è uno. Quando uno fa una domanda, prima deve sapere che cosa domanda. La risposta no. Ho capito. Allora esistono 2 tipi di vincoli. Vincoli di legge e vincoli dell'ente. È veramente, ma non perché io sia bravo, perché ho studiato in questi anni. Bonzaccone mi ha dato una buona mano d'aiuto. Perché è il suo lavoro. Dico, perché voglio dire, che Bonzaccone mi dà una mano d'aiuto. Sapere tutto, no?
Giusto, però capire, allora cosa sono le risorse vincolate? Sono risorse che vengono, diciamo così, destinate a determinate attività, la dico in breve. Ci sono vincoli di legge, e quelli sono. Poi sono vincoli apposti dall'ente. Cioè questo l'ente è un determina di legge, un vincolo apposto, apposto dall'ente, perché nel passato, questa è una criticità anche, questa è una criticità, non lo dico, lo dico perché questa è un'altra criticità che è stata posta negli anni. Cioè negli anni sono stati apposti diversi vincoli dall'ente che secondo la Corte limitavano la capacità di spesa. Anche qua sulla capacità di spesa vorrei aprire una maglia, perché limitare la capacità di spesa per distogliere risorse per pagare i debiti è un problema nella misura in cui tu i debiti non li paghi, ma se tu i debiti li paghi il problema è diciamo così marginale. Così come un altro elemento, diciamocelo, sulle posizioni da chiudere non abbiamo accordi, ma perché questo ente non ha mai fatto accordi prima. Questo è un altro vulnus. Le linee guida della Corte dei Conti del 2011 che cosa dicevano? Prima fai gli accordi e poi vai. Noi invece non abbiamo mai fatto, noi abbiamo iniziato gli accordi nel 2019. Quindi noi facciamo l'accordo con chi ci sta e paghiamo. Mentre la Corte cosa dice? Prima devi fare gli accordi e poi devi andare a pagare in base al criterio. Ma sono tutte cose che abbiamo gestito in itinere. Quindi base questo quel, è quanto. Ma se quello che hai detto tu, la risposta che hai dato tu. Scusami, io... La Corte dice scarsa capacità di riscossione dei residui attivi, dei pagamenti, dei passivi e permanenza... Però in base a quello che hai detto tu, cioè che state pagando, la Corte dice che no, perché ci sono tanti attivi e passivi ad elevata anzianità. Scusa, un secondo, che cos'è il residuo attivo e il residuo passivo? Sono crediti e debiti, perfetto. Ora, la scarsa capacità di riscossione è un problema di liquidità. Intanto c'è un problema che abbiamo risolto che riguarda l'accertamento, cioè tu prima devi chiedere per poter avere il titolo, dopodiché c'è l'elemento della riscossione. Ripeto, non lo dico, ma ricordo a me stesso che dal 2019 al 2021 sono state fatte non solo azioni per incrementare l'accertamento, ma abbiamo attivato anche procedure anche con i regolamenti che riguardano l'ingiunzione fiscale che sono passati forse l'anno scorso in Consiglio Comunale per creare strumenti di riscossione. Poi è chiaro che 2021 anni fermi, stiamo ricominciando e lo stiamo facendo sia come Comune che con tutte le società partecipate, lo vedete quello che stiamo cercando di fare. Ed è chiaro che dall'altro lato ci deve essere un supporto per incrementare. Sul residui attivi e passivi si fa riferimento sicuramente ai residui di posizioni incancrenite, i famosi 4.400. Esatto. Sui passivi stiamo pagando in maniera regolare, quindi è chiaro che la fotografia è complessiva. Quindi tu dici che quello che ha scritto si riferisce a una posizione precedente rispetto a quella che è attuale? Assolutamente, lo certificheremo. Scusami, vai. No, io sugli accordi semplicemente, e poi una cosa più generale, perché secondo me sentiamo... Io volevo fare, ecco, per me non deve essere un contraddittorio, però volevo dirvi, sappiate che... Non mi sento nella posizione di... Però ecco, semplicemente su questo, siccome gli accordi, tu prima hai parlato di 12.000 sentenze che sono di fatto inserite, sono 12.000 sentenze o 12.000 accordi? Perché... No, sentenze, allora anche qua... Loro parlano di 12.500 creditori coinvolti nella sottoscrizione di accordi. Queste 12.000 sentenze fanno parte di sottoscrizione di accordi? Sì, l'ho appena detto. Allora, scusa. Allora, distinguiamo. Allora, la sentenza è a favore di uno o più. Quindi, per esempio, sentenza Basile più Puccio. Siamo due creditori. Sì. Però la sentenza è una. Quindi il concetto è noi abbiamo 11.127 sentenze che peraltro riguardano Polizia Municipale, sono debiti fuori bilancio. Bravissimo. Ma non accordi con i creditori. Aspetta un secondo. Sono legate a 169 delibere. Okay. Questi sono stati oggetto di accordo, nel senso che gli dovevo dare, ce li ho qua, 5.300 e ho dato 4.400. Ok.